andare avanti nelle pagine proprio per capire come va a finire. Cioè, diciamo, l'indagine storica, io ho potuto verificare, perché confesso che non lo sapevo, che il matrimonio riparatore è stato eliminato dall'ordinamento italiano nel 1981. 1981, cioè, io, siamo tutti abbastanza grandi, voglio dire, ricordate l'Italia che vinse i mondiali nell'82? Non è che ricordate per caso un'Italia, gente che gira con la clava, che tipo, che voglio dire, oppure con le pistole come nel Far West, voglio dire, quindi un mondo civilizzato, un'Italia civile, decisamente civile. Eppure c'era questo nel nostro ordinamento, il matrimonio riparatore. E pensate, ancora più tardi, soltanto nel 1996, è stato il reato di violenza sessuale, è stato spostato, è stato nella, vabbè, nel codice, ma comunque insomma è passato da reato contro la moralità pubblica a reato contro la persona. Prima si riteneva che violentare una donna si offendesse la moralità pubblica, non la donna in quanto tale. Pensate, e siamo nel 1996. Quindi diciamo che, al di là, ripeto, della storia, a me quello che ha spinto a scrivere questo libro è stata questa sorpresa, devo dire, ammetto, diciamo, la mia ignoranza, tra virgolette, di questa situazione, cioè che in Italia ci fosse un ordinamento in materia, soprattutto di violenza sulle donne, così arretrato. Peraltro, io sono andato anche a farmi un piccolo studio per quanto riguardava i lavori preparatori del codice Rocco, che è stato fatto, sì, durante il fascismo, ma si vede lì che il discorso di dire il matrimonio riparatore è giusto non è dovuto all'ideologia, è dovuto al comune sentire. Cioè, dice, è liquidato in un rito. Dice, naturalmente, nel caso in cui dovesse sposare il reato si estingue, ma si vede che lo dice naturalmente, cioè dice, perché è così. E siamo però ovviamente molto più indietro negli anni. Però per far capire che quindi l'ordinamento, le nostre leggi di cui noi tanto spesso ci lamentiamo, non sono altro che poi però alla fine il sunto, comunque diciamo, raccolgono quello che è il comune sentire. Ecco che quindi quando si discute tanto di violenza, di legislazione in materia di violenza sulle donne, il problema non è tanto di inasprire le pene, cioè di mettere la pena di morte a chi violenta una donna. Ci può anche stare, voglio dire, nel senso una repressione maggiore può in Sono qualche d'accordo modo. con lei, signora. No, per niente, Lei come sarebbe stata tavolo. d'accordo? Ah? Una cosa. Una cosa tra noi. Ah, ok. Cioè, vuol dire, sì, l'attenzione repressiva sicuramente può funzionare da deterrente, ma non è quello il problema. Adesso si è raddoppiato il termine di prescrizione, così sì, le donne hanno più tempo per insomma, ci sono per ottenere giustizia, diciamo così, ma non è quello. Il problema è che tutti noi, e questo mi riferisco soprattutto a tutti noi uomini, in tutte le nostre manifestazioni, siamo da marito, da professionista, io sono avvocato, quindi anche nella mia professione, comunque in ogni, diciamo, manifestazione della nostra, perché sorridi, del nostro vivere, facciamo in modo che si possa arrivare ad un, ripeto, con comune sentire, e quindi a fare in modo che certi episodi, certi reati così, che per noi che siamo persone per bene ci sembrano così folli, così assolutamente incredibili, che non accadano più. Quindi quando ci si lamenta tanto della legislazione, eccetera, ripeto, sì, tutto è migliorabile, tutto è perfettibile, ma dove dobbiamo incidere? E quotidianamente ciascuno di noi deve portare un piccolo mattoncino, perché se non riusciremo noi, non riusciranno i nostri figli, però forse i figli dei nostri figli riusciranno ad arrivare ad una situazione in cui questo non accada più, non sia perseguito in un modo anziché in un altro. Questo è quanto. Guarda, non mi dilungo perché.